Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Oggi video haul, vi farò vedere tutto quello che ho comprato ieri facendo shopping con mia mamma. Come dico sempre all'inizio e alla fine del video, mi raccomando, seguitemi anche sui social. Ovviamente e sul mio secondo canale anche, troverete tutti i link giù nell'info box. Comunque, oggi vi farò vedere quello che ho comprato da H&M, Zara e Rosa Blu, che è un negozietto che abbiamo noi qua a Firenze. Se ci fosse anche in altre città, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Comunque, adesso iniziamo. Allora, intanto vi faccio vedere quello che mi ha comprato mia mamma, perché ci sono cose che ho comprato io e cose che mi ha comprato mia mamma. Intanto inizio con quelle che ho comprato io, che ha comprato, mi ha comprato mia mamma. Intanto mi ha preso questa maglietta da H&M, no, da Zara, scusate. La particolarità è che qui c'ho lo spacchettino e i bordini ce l'ha neri ed è tutta bianca e la metterò per il battesimo di mia nipote. Io ho preso una M e l'ho pagata 19,95. Poi mi ha preso questi pantaloni, sono beige e hanno la cintura qui, eccola qua, sono normali, che sembrano quelli dell'abito e in fondo rimangono un po' larghi. Scusate per il fascio di luce qua, ma probabilmente sono le tende. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. E poi c'hanno i bottoni, uno che si aggancia normale però da dentro e l'altro quel di quelli a incasso. E poi dietro ha i bottoni sulle natiche. Comunque, io ho preso una 44 e li ho pagati 25,95. Cioè, io e mia mamma. Poi mi ha preso anche questo profumo di Zara, si chiama Fruit, e l'ha pagato 9,95. Poi invece io mi sono comprata sempre da Zara questi pantaloncini qui a quadretti con tutti i fiori qua e c'hanno la cerniera che si apre lateralmente, che sono di un tessuto morbido, non è di quelli rigidi brutti. Io ho preso una M e li ho pagati 29,95. Ovviamente tutti i prezzi vi li lascio giù nell'info box. Poi, dalla Rosa Blu, questi invece me l'ha pagati sempre mia mamma, e mi ha preso questi pantaloni qua, con tutti i fiori, in fondo sono di quelli largoni. Qui ci sono poi le tasche, venivano 36, ma lei li ha pagati 30 perché conosce bene la signora che lavora lì nel negozio. Poi da H&M mi sono comprata io, questa bagatina, mi sono comprata la spugnetta per poi mettere il correttore, infatti poi userò perché mi dovevo anche truccare, non mi sono ancora truccata. Poi ho preso, scusate per il casino, la punta matite perché non ce l'avevo, dovevo, mi serviva. Ah, la spugnetta l'ho pagata 3 euro. 2,99, mentre il tempera matite 3,99. Poi mi sono comprata questi orecchini a perle che questi metterò anche per il battesimo di mia nipote e li ho pagati 4,99. Poi mi sono presa lo spray per pulire i pennelli perché questo mi mancava, non ce l'avevo. O meglio, l'avevo finito e l'ho pagato 3,99. E poi mi sono presa questa borsettina qui che c'ha la catenella, che ovviamente è quella che userò per il battesimo di mia nipote. C'ha la catenella in oro, che qui c'ha il gancio anche che si può sganciare. L'ho visto ora, non l'avevo nemmeno notato, che si può sganciare. Comunque, è fatta così e sempre color cipria. Il gancio che da così si chiude.
Ovviamente c'entra soltanto il telefono e le chiavi di casa, non c'entra praticamente niente. Comunque, o per andare a ballare uno magari si porta solo i documenti. E la borsa l'ho pagata 19,99. Comunque, questi erano tutti i miei acquisti. Mi raccomando, come vi ho già detto, seguitemi anche sui social. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!